Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Jay Smash ed oggi siamo qui su The Binding of Isaac Afterbirth Plus moddato. Avevo intenzione, questa era già la terza volta, di fare una partita arena con Josuke, però è impossibile perché si rompe il gioco se creo un alleato. Perché come sapete Josuke, se avete visto il video di Josuke, posso creare dei boss anche alleati, solo che se non uccido tutti i nemici o anche i boss dalla mia parte non posso più andare avanti. Quindi faremo una partita con questo personaggio, Gurzil, in hard ovviamente, e questo sarà un personaggio difficile. Esatto. Allora, da un po' di tempo che non lo uso, però mi ricordo che è molto difficile. BVXBXH7L. Allora, che cosa di particolare questo personaggio? Partiamo subito dal fatto che questo oggetto è abbastanza utile. Non so però se prenderlo. Vediamo se riusciamo ad ottenere qualcos'altro. Ecco, Halo è già meglio. Allora, quindi, questo personaggio, che cosa di particolare? Intanto, come potete vedere, sto usando il mouse per muovere questo cursore. E in pratica, come potete vedere, qua c'è una... come si può dire? C'è una barra di energia che si serve per creare delle torrette che puoi mettere o sui muri o su rocce o ostacoli di questo tipo. Abbiamo anche uno space bar item che ti permette di mettere dove vuoi una torretta. E non posso sparare normali lacrime. Come potete vedere ora sto usando le frecce direzionali per sparare e non funziona. È un personaggio molto molto difficile. Infatti probabilmente non riuscirò a vincere questa volta. Ok, infatti ho già subito un danno. Come però vedete posso, così, esatto, così posso anche cambiare la direzione dello sparo. E in pratica me la devo gestire un po' così. È alquanto difficile. Intanto ora è veramente basso l'audio. Ok, molto meglio. Ok, ad esempio qui. Ah, accidenti. Rifallo, ok. Anche qui posso fare un'altra torretta. Tutte queste cose mi costeranno esperienza, quindi ora mi devo ancora riabituare con questo personaggio che è un quanto complicato. Ok, Lazy Worm, no. Ok, quindi ora ci proveremo a vincere, nonostante sia una missione alquanto faticosa. Oh santo cielo, nonostante dato il fatto che non possiamo sparare. No, volevo prendere quello sotto. Ah, quello lì è inutile. Ok. Ah, non posso farlo sulle tinte, Drock. Aiuto. Passa una bomba qua. Così almeno... non ha... scusa, era una super tinte, Drock. What? Perché non mi è esplosa? Strano. Ok, abbiamo ucciso... è tipo lì. Posso metterla? Perché non posso metterla? What? Posso solo metterla? È inutile però. Si vede che devo ancora riprendere mano con questo personaggio. Dov'è? Dai, vieni qui. Avanti. Ah, posso metterla qui infatti. Però sono cattivi. No, spawnami quelli buoni. Ok. Allora, quindi qua c'è... aspetta, facciamo che uscire e rientrare, così si dovrebbero togliere... ma... oh no! Non me l'ero aspettato! Ok, allora... piazza qui una torretta. Anche questo la muovo con il mouse. Aiuto. Seriamente, aiuto. Oh mio Dio! È un personaggio difficilissimo! Aiuto. Che uno dei due muoia. Oh, grazie. Uff. Cavolo, se è tosto. Ok, quindi ora proviamo a distruggere la Tinted Rock. Grazie. Però non era una super Tinted Rock. E vabbè. Qui andiamo avanti. Forse è il caso di metterne una qua. C'è troppa gente. Ok.
Intanto uccide un po' di... Oh mio Dio. Oh no. Oh, è pessima idea. Ok. Allora, con calma e sangue freddo. Questo è un personaggio dove sicuramente la boss rush non te la faresti mai. Ok. Ora devo solo radunare di nuovo qui. Come faccio però a portarmeli lì? Bella domanda. Ok. Ok, uno è ritornato, ottimo. Prova a girarlo, magari riesce a beccare anche quello sopra. Esatto. Cioè, perché questo ha l'idea di questo personaggio è ottima. Però poi eseguire questo personaggio in questo gioco è un inferno. Soprattutto dato il fatto che alcuni di questi nemici vanno in giro per conto proprio. Ok. Ad esempio questa torretta ora è inutile praticamente, a meno che non faccia così. Però almeno lo spettacolo dovrebbe, secondo me, essere perfetto. Anzi, sapete cosa vi dico? Per rendere questa partita almeno decente e non eterna, faccia give item usa. Oh no, come si scriveva? Ouija Ward. Per renderlo almeno leggermente fattibile, almeno mi do Ouija Board, che in pratica mi permette di avere lacrime spettrali e possono quindi superare i muri, perché sennò altrimenti sarebbe una cosa al massimo del fastidio. Ok. Ora qui fai così e mettine una. Oh no, oh no. Odio questo personaggio un sacco. È troppo, secondo me. Cioè, è difficile proprio controllare mouse e tastiera in un gioco del genere. Soprattutto quando, cioè, non è una cosa tipo alla Enter the Gungeon. Ok. Ok, muore. Non spawnarmi ragni però, amico. Spawnare ragni contro le persone è una cosa maleducata. Ok. Quindi, ora che abbiamo fatto anche questa stanza, potrei sì andare subito al boss, che è un Duke of Flies. Ok. Anche i boss saranno alquanto tediosi. Secondo me, per me sarebbe già una vittoria raggiungere il cuore, Mom's Heart. Già con quello sarebbe, cioè, una vittoria per me. Perché, non sto scherzando, questa modalità, con questo personaggio in generale, è davvero difficile. Ok. Oh. Infatti. Poi Duke of Flies è anche alquanto lezzo, dato il fatto che ha tutte le mosche che gli girano attorno. Forse era il caso di prendere proprio Dead Onion. Oh. Non potevo fare niente lì. Ok, almeno l'ho ucciso. Questa è già una cosa che mi fa felice, sinceramente. Ok. Ottimo. E abbiamo ottenuto un HP up. Ok, scendiamo. Che poi il fatto che parta solo con 3 Spirit Heart lo trovo alquanto difficile. Perché è già un personaggio difficile di suo. Ok. Prova a girarlo così. No. Ok, questo è quello che temevo, però almeno muoiono subito. Aia, non l'avevo visto. Non sapevo che potesse fare un salto così grande. Ok, prova a girarlo così. What? Per sbaglio non mi sa che ne ho posizionato un altro. Non ho più bombe. Aia, ma dai. Mi ero incastrato. Qua però devo usarlo per una qui. Dannazione. Cioè, perché questo teoricamente sarebbe
facile da usare, però teoricamente. Okay, quello... avevo installato Surgeonkin. Ah, però non ho le bombe, quindi. Se ho installato. Se avessi installato Surgeonkin sarebbe fantastico. Ok, questo è perfetto qui. Perché me li avvicino qui, dato che mi inseguono. Ok. Venite qui, bravi. Venite su. Ottimo. Passiamo per di qui. Qua, anche qua è ottimo metterlo qui. Ok. Ovviamente le mosche nere che non si muovono praticamente mai. Cioè, in verità si muovono, quindi... Ok. Scendi giù. Bravo. Avanti, un po' più giù. Ottimo. Vedete, se non avessi... Non avesse le lacrime spettrali, questo personaggio sarebbe uno tra i personaggi... Cioè, lo è anche adesso, però... Almeno così è un po' più semplice. E non è un personaggio, possiamo dire, impossibile. Senza lacrime spettrali questo personaggio è proprio un inferno. Ok. Sinceramente... Oh, posso davvero mettere qualcosa di sopra? Perché non c'è solo la torretta normale, ma a seconda di che oggetto prendi, cambia... Cambia la torretta e cambia l'abilità della torretta. Ad esempio, se facessi una torretta con la cacca, mi spawnerebbe mosche. Aia. Proprio del champion. Puoi venire? Grazie. Ci siamo capiti, mi sa. Per ora ti devi anche far colpire. Bravo. Dai, fatti pre... Ok. Oh, e grazie per la cesta. Pillola, buona. Range down, ottimo. Perché questo personaggio dove non puoi sparare usando il personaggio è ottimo avere un range down. Oh mio Dio. Va bene, impossibile. Certe cose sono letteralmente impossibili. Ok. Ok, volevi scappare, Lezzo. Ok. Avrei una bomba. Vediamo se ho la mod di Surgeonkin attiva. Se l'avessi, sarebbe ottimo. Ti prego, fa sì che ho Surgeonkin, ho Surgeonkin. Oppure la Tinted Rock. Forse è più preziosa una Tinted Rock. Sì, decisamente. Ok. Ottimo. Stanza senza nemici. Ok, ora ho anche la possibilità di vedere se ho Surgeonkin attivo. Ricordiamoci, almeno una bomba dobbiamo tenere. Pillole però. Speed down. Dai, un'altra pillola. Amnesia. Dannazione. Solo pillola cattiva, a quanto pare. Aspetta, era per caso qui sopra? Nope. Ora devo anche ricordarmi dove era il... No, era qui l'item room, vero? Sì, era qui. Vediamo se ho Surgeonkin attivo, quindi... No, non ho Surgeonkin attivo. Vabbè. Devo ricordarmi di attivarlo, perché... Dovrei forse anche fare un... Ditemi sotto nei commenti se volete un episodio dedicato solo a Surgeonkin. Surgeonkin è alquanto divertente. L'ho già giocato un paio di volte. E si fa giocare. Poi Surgeonkin è tipo la cosa più adorabile sulla terra mai esistita. Ok. Grazie, mostro. Quindi, vediamo come riusciamo a gestirci tutto questo. Spero di ottenere un oggetto come Mom's Knife, Death Touch, Brimstone, cose del genere. Perché sennò direi che la partita è ben che persa.
Ok. Inoltre sto... Non sto... Cioè, un'altra cosa che rende questo personaggio difficile è il fatto che con la barra di energia che hai devi anche un po' risparmiarti, quindi cioè l'energia per poi livelli ancora più difficili. Ad esempio qua ne uso solo una, così poi ho più energia poi per le stanze più difficili. Ok, un HP up. Dark Boom è buono, però in effetti ho anche Old Bandage. Magari qui dietro ho dei cuori. Esatto, ho dei mezzi cuori. Vedi, cari, vediamo dietro. Perché con questo personaggio, se... Anche se non farmi, diventa un macello. No, non c'era niente. Questo mi ricorda molto un personaggio di un MOBA o un qualcosa del genere. Qua mi porta su, sì. Perché... Boh, non lo so, cioè non è che abbia molto correlato a un MOBA questo personaggio, però un po' me lo ricorda. Non so per quale diamine di motivo. A proposito, magari usarlo almeno una volta. Ok, ho fatto bene, ho ottenuto uno Spirit Heart nel processo. No, oh, una stanza che non ho ancora fatto. Ok. Oh no. Oh, pessima, cioè orribile proprio. Grazie Amnesia. Però almeno ho ottenuto una bomba. Dai. Per ogni aspetto negativo c'è anche nascosto un aspetto positivo, almeno per la maggior parte. Poi, cioè, se ci sono alcune cose dove c'è solo un aspetto negativo. E infatti parlavamo di solo aspetti negativi. Ok. Vabbè, in effetti qua però potrei ottenere delle bombe. Spererei più delle bombe che Mr. Boom, dato che lo Space Bar item con questo personaggio è fondamentale. Gioco, ti voglio tanto tanto bene. Ti voglio un sacco di bene. Per ora ti voglio picchiare in faccia. Vabbè, allora mi sa che dobbiamo andare. Quindi scendiamo. Siamo secondo, terzo piano con 15 minuti. Questo ci fa capire che questo personaggio è quanto lento. Ma solo un pochino. Ok. No, pessima idea. Ok, allora facciamo. Prima di tutto rimuoviamo. Ok. Gurzil, sei veramente tosto. È veramente un personaggio difficile. Secondo me, almeno, tipo, dargli la possibilità di volare, una cosa del genere. Almeno dargli, che ne so, Batwing. Ma dargli qualcosa. Cioè, è troppo debole per quel che fa. Cioè, è OP solamente in... In teoria, in pratica non lo è. Non lo è per niente. Ok. Ad esempio, quelli lì non li riesco a raggiungere. Quindi devo mettere una seconda torretta. E così però spreco molta più energia. Preghiamo che... Oh, questo devo riucciderlo. Aia. Aia. Lo Spirit Heart. Per favore. Aiuto. Grazie mille. Gioco. Ok, sposta la torretta. Bello proprio. Mi piace questo personaggio un sacco. Non è vero. Stavo mentendo. Invece sono morto. Proviamo una seconda volta. Però facciamo così, guardate. Vabbè. Tanto per un po' divertirci, dato che questo personaggio è odioso. Facciamo un bel... Voglio almeno solo per vedere com'è. Almeno questo, quindi... Ah, ok. Va bene.
Per questo video direi che è tutto ragazzi, vi chiedo di lasciare un mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati, condividete il video se vi è piaciuto e quindi noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto salato e ciao! Dannazione!